Dopo tanta attesa, finalmente è il momento di Fano-Teramo, la gara salvezza per i biancorossi che si giocherà domani allo stadio Mancini con fischio d'inizio alle 14.30. Squadra di Palladini che deve riscattare il KO di 2 settimane fa contro la San Benedettese. Ha osservato domenica scorsa un turno di riposo in cui il Fano ha approfittato invece del proprio turno di campionato per scavalcare in classifica proprio i biancorossi. Fano, che è reduce quindi da 2 vittorie consecutive, è in un buon momento, ma ovviamente il Teramo deve provare assolutamente a vincere per tornare qui allo stadio Bonolis il 6 maggio con più tranquillità. Secondo me non si deve dire niente, si deve agire. Dobbiamo agire solamente, dobbiamo fare una partita. Domani sarà una battaglia e quindi dobbiamo essere pronti a fare battaglia. Questo è battaglia nel senso che tutte e due le squadre vorranno fare il risultato e quindi dobbiamo essere concentrati e attenti su tutte le situazioni, non dobbiamo regalare assolutamente niente, perché abbiamo visto che quando regaliamo, come abbiamo fatto a San Benedetto, poi diventa difficile riaprire la partita. Cosa abbiamo detto? Che per noi deve essere una partita come se affrontassimo la prima partita dei play-out. Ci aspetta questa partita e quindi dovremo, come ho già detto prima, andare lì e sapere che sarà una partita tosta. Per quanto riguarda la formazione, c'è un dubbio modulo in primis, perché si va dal 3-5-2, 3-4-1-2 fino al ritorno del 3-4-3. Alla fine potrebbe spuntarla il 3-5-2, ma non è esclusa una mossa a sorpresa con Panico titolare in avanti insieme a Bacio Terracino. Graziano ha recuperato e potrebbe essere titolare a centrocampo dopo un paio di giorni in cui ha avuto noie alla schiena. Recupera ovviamente Palladini, dopo la giornata di squalifica scontata a San Benedetto. Non ci sarà invece San Domenico per i noti fatti, per la nota squalifica di 6 giornate, il cui ricorso si discuterà giovedì prossimo davanti alla Corte Federale d'Appello, mentre il Fano dall'altra parte deve rinunciare per squalifica a Germinale. C'è un ballottaggio tra Fioretti e Melandri in avanti per fare coppia con Rolfini. Un'idea di massima ce l'ho, però qualche dubbio c'è, perché i ragazzi diciamo che stanno tutti abbastanza bene, quindi qualche dubbio ce l'ho, ma ancora non è stato sciolto, perché la partita di domani è una partita dove nei 95 minuti ci giochiamo una fetta importante della stagione. Spazio al posto di Condò non è sicuro, potrebbero giocare anche insieme. Tifosi presenti questa mattina alla rifinitura allo stadio Bonolis, tifosi presenti domani allo stadio Mancini per sostenere il Teramo in quella che appunto dovrebbe essere la gara fondamentale in ottica salvezza per i biancorossi, da provare assolutamente a vincere. Ma già da tempo noi ti avvertiamo, insomma, sappiamo che la nostra è una responsabilità per una città e soprattutto anche per noi, no? Per noi addetti ai lavori, perché poi per noi è importante fare bene e tirarsi fuori da questa situazione, perché poi ne va anche il futuro lavorativo di ognuno di noi.